Buonasera a tutti, io sono Annelisa Leva e sono molto contenta di essere qui con voi e di annunciarvi vincitori di questo concorso poetico del Keats Shelley Memorial House del 2020. Adesso vi leggerò. Ecco, esattamente si chiama Keats Shelley House Poetry Prize 2020. Il risultato della sezione italiano-inglese 5-9. Winner, nuvole 2020. Come invidio le nuvole, che si muovono come sempre libere nel cielo. Come invidio le nuvole, inconsapevoli di quello che succede sulla terra. Come invidio le nuvole, che dall'alto si domanderanno dove sono finiti gli uomini. Care nuvole, sono sicuro che tutto questo finirà, che potrete ritornare a farci ombra nei parchi, che sarete di nuovo solcate da tanti aerei. Care nuvole, io non so se tutto questo ha un senso, se insegnerà all'uomo qualcosa di buono. So però che voglio tornare anch'io libero di muovermi come voi. Questa poesia è stata scritta da Michael von Marsoner, di 9 anni, della St. George's British International School of Rome. Il secondo posto, Specially Commended, è intitolata Time. The time is on the clock. It goes tick-tick-tock. It tells you when to dine and when to draw a line. As time goes by, I grow like an arrow shooting out of a bow. Days become months, and months become years, and I have less fears. Time is my friend, everything it can mend. Questa poesia è stata scritta da Sikandar Rorandelli, di anni 7 della St. George's British International School of Rome. E ora passiamo a un'altra sezione, quella delle poesie scritte in inglese dai ragazzi fra i 10 e i 13 anni. La poesia vincitrice, Nighty Night, Night. Magic, mighty, mysterious night, hidden in the deepest darkness. The night, the moonlight, the stars, the unearthly silence hold us in an unlimited world where our mind has the leading role, a world that runs free, almost untamed, between the infinite spaces of the reflection. At night, we are allowed to think what we want without being judged. At night, we are alone, like a star lost in the sky that tries to get noticed while showing all her values. La vincitrice è Aurora Veppi, di 13 anni, dell'Istituto Comprensivo Fiuggi Acuto a Fiuggi, in provincia di Frosinone. E la poesia Specially Commended. Contemplation. I dreamt I was a word that helped along a story. I dreamt I was a sentence that helped to learn at school. I dreamt I was a letter with 25 more friends. I dreamt I was a story that inspired many minds. I dreamt I was a poem that might be memorized. I dreamt I was a novel, many chapters long. I dreamt I was a library with knowledge without end. I wish to be a word that everyone will use. I hope to bring them joy whenever they will speak me. My name is. La vincitrice si chiama Sofia De Angelis, ha 10 anni e viene dalla Britannia
International School of Rome. E ora passiamo alla sezione italiana fra i 10 e i 13 anni. La vincitrice. Notte ovattata. Eccoti qui, finalmente sei arrivata, bellissima notte stellata. Mentre abbraccio il mio cuscino di perle adornato, tu fino al mattino mi avvolgi nel tuo mantello ovattato. La tua soffice foschia che illumina debolmente la luna, per me è una magica energia che mi porta fortuna. Ora chiudo gli occhi e sento il verso di un misterioso animale notturno che di giorno rimane celato dal rumore diurno. Con l'immaginazione allora vago e senza nessun freno arrivo su un magico lago dove le lacrime si trasformano in un arcobaleno. La vincitrice si chiama Letizia Damiani, ha 13 anni e fa parte dell'Istituto Comprensivo Pio Fedi di Roma. La menzione speciale. Una rosa rossa sanguinante, una rosa rossa sanguinante che giace su un piccolo balcone, implora disperata il forte vento della notte di risparmiare i suoi petali addolorati. La stessa melodia ripetuta all'infinito. Letali gocce sbattono contro le finestre e le macchine perdute sfreccianti sull'asfalto formano la triste melodia della crudele oscurità. Da una sfocata lente il pazzo delle tenebre spia le povere anime vaganti che a passo lento svaniscono. L'autrice di questa poesia si chiama Samantha Kami, ha 13 anni e viene dall'Istituto Comprensivo Fiuggi Acuto a Fiuggi, in provincia di Frosinone. E ora la sezione inglese fra i 14 e i 18 anni. La poesia vincitrice. Songbird. My songbird, sing to me. Life was rich, was it not? You were smart, loved, destined for success. You had the world beneath your wings and opportunities just beyond the horizon. It was enough, but something was missing. So you flew from the nest early, trying to find your own path, striving to sing your own song. My songbird, sing for me. What really lies beneath your beauty? They abandoned you, a scar nothing can soothe. The world is against you, screeching that you won't live past 21, that you are predestined to end up in a cage. Drink this, take that, sell this. It sucked you in. Don't let it drag you in. My songbird, sing your song. Why won't you let me help you? You chose to stoop low instead of gliding among the treetops. I fell in love overnight, but you flew at dawn. You disappeared, flew away, and left me with wet cheeks and gasping for air, grasping for you. Let me hear your voice once more. Soar back, my songbird. Come sing with me. E il vincitore si chiama Ivan Parks, ha 18 anni e viene dall'American Overseas School of Rome, of Rome, specially commended. Songbird. Silently roared the river, the wind bellowed through the night, trees danced in the darkness, now visible, now out of sight. A man walked into the forest, the moon whispered in his ear, a smile lingered on his face,
but his eyes showed the fear. On the top of the cliff he stood, the sea calling him from below. Behind he had left sadness, in front happiness he saw. He felt ready to leave behind the trees, the forest and the moon, until he heard a melody burning through the gloom. He returned to his life. He never told what he had heard, yet in his ears kept echoing the song of the songbird. Il vincitore si chiama Adriano Vannucci, ha 17 anni e viene dall'Istituto del San Leone Magno a Roma. E ora l'ultima sezione, che è quella in italiano, per ragazzi fra i 14 e i 18 anni. La poesia vincitrice. Un tuffo nel cielo. E mentre migro, sfioro il cielo in un letto di stelle, scorgo il bagliore del sole e poi odo il profumo di questo fiore. Rinvengo la natura del nostro amore, la leggiadria di un girasole in questo prato dai mille colori. Senza indugio mi innalzo nell'immensità di codesto mare e poi osservo le nubi, fragili e amorevoli. Sono angeli incantevoli che danzano nel blu oltremare, e invece le stelle sembrano batuffoli del tuo cuore in questo letto verde pieno di candore. La vincitrice si chiama Chiara Lepore, ha 18 anni e viene dal liceo statale Saffo di Roseto degli Abruzzi a Teramo. Menzione speciale. Magica fuga. Ad un tratto l'arbore si schiude in un pascolo dalla candida coltre. L'uomo ancora naufraga, prode nei propri miraggi. Il sonno lo cinge, ma quando la mente insorge alla mendace esultanza del torpore, pure anela di poter scostare la vista dalla statica realtà che gli occhi lo costringono a mirare. L'ombra dei suoi concitati pensieri soltanto è autorizzata a vagare, e allora ecco che gli sovviene la fuga. Fuori il passero intesse le sue odi e si alza con loro fino all'empireo. Il merlo canta il libero volo che gli appartiene, il corvo s'adira e nelle urla cela l'umano terrore. L'anima diserta si abbandona, inciampa, cade e rantola afflitta, abulica, si crogiola nel pianto. Sono le voci del cielo, seduttrici, a ravvivarla e a issare il suo peso. Sono le voci degli alberi, maliarde, a saturarla di lusinghiere speranze. Ma è lei che ascolta e lascia che la confortino, che la conducano, che la portino al fine a sognare di nuovo. La vincitrice si chiama Teresa Vercelli, ha 16 anni e viene dal liceo classico statale Francesco Vivona di Roma. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo bellissimo concorso che si tiene ogni anno e speriamo che partecipino ancora anche negli anni prossimi. Grazie.